Oggi vediamo che lo yoga è approdato nelle palestre, nei centri di fitness, nei centri di benessere, e naturalmente questo è un adattamento che ovviamente è necessario per i tempi moderni, per le aspettative dell'uomo moderno. Ovviamente vedremo che generalmente si ritiene che lo yoga, almeno così come lo conosciamo oggi, ci riferiamo soprattutto allo Hatha Yoga, abbia una, diciamo, una vita di circa 2-3 mila anni. Sono un po' dei concetti fantasiosi che sono giunti fino a noi, perché ovviamente derivano da quello che l'India ritiene di dover confermare, ossia, secondo il pensiero indiano, una circostanza, una scuola o anche una certa filosofia più antica e più ovviamente è importante. Quindi l'importanza deriva proprio dalla sua antichità. E ovviamente gli indiani, quando vogliono rimarcare un po' l'autorevolezza di qualcosa, gli attribuiscono una data molto antica. Tenete presente che in India le date sono tutte fasulle. Nel senso che gli indiani non si sono mai preoccupati di datare le cose, così come facciamo noi nella cultura occidentale, per cui un certo avvenimento è avvenuto in un certo periodo storico, eccetera. Non è detto che non ci siano delle date che riguardino un po' lo sviluppo della cultura indiana, però queste date a volte mancano, a volte sono un po' così aleatorie e non proprio precise. Perché per il pensiero indiano l'importante è il contenuto, è il contesto. Allora non interessa dire quando questa cosa è stata affermata, quando è nata, allora non importa questo, per loro è importante il messaggio che questo periodo storico ha ricevuto da studiosi, da letterati o anche da persone nobili, spirituali. E allora noi ci ritroviamo, visto che comunque lo yoga è approdato anche nelle nostre nazioni, nei nostri stati, ci troviamo molto spesso nella impossibilità di datare. Per esempio, voi sapete che ci sono varie forme di yoga. Yoga è un termine che si riferisce ad una multiforme, ad una matrice multiforme di credenze. Però generalmente, quando ci si imbatte in questa cultura, si sa o si viene a conoscenza che esiste lo Hatha Yoga, esiste il Laya Yoga, esiste il Kundalini Yoga, eccetera, eccetera. Quindi praticamente ci sono varie forme di yoga, e a tutte queste, per dare, anche noi in Occidente abbiamo assunto la stessa abitudine, gli diamo un'autorevolezza molto antica, per cui molto spesso si parla, si dice, alcune scuole soprattutto, di Hatha Yoga, che lo Hatha Yoga nasce 2000 anni fa, cosa che fortunatamente oggi, alla luce dell'antropologia, dell'etnologia cos'è? La scienza che studia in loco, raccoglie in loco tutte le informazioni, poi le organizza, anzi l'etnografia le organizza e poi le trasmette all'etnologia, che ne fa un quadro generale. Quindi oggi lo yoga è seguito come cultura anche dagli ambienti accademici, cosa che fino a qualche anno fa non avveniva, specialmente negli Stati Uniti. Quindi ci sono dei ricercatori importanti, fior fiore di antropologi, che si sono interessati a questo fenomeno, e fortunatamente è emerso fuori questa cosa, che lo Hatha Yoga non è poi così antico come si crede. Ciononostante, molte scuole di Hatha Yoga, come la Ashtanga per esempio, o semplicemente a scuole di Hatha Yoga, ritengono che il loro stile di yoga sia antico di 2-3 mila anni. Questo oramai è diventato una cosa assurda che fa sorridere. Lo affermano perché non conoscono quelli che sono stati gli sviluppi e gli studi recenti. Diciamo allora che lo Hatha Yoga è relativamente recente. È relativamente recente perché nasce in un periodo medievale dell'India, intorno al 1100 della nostra era. Quindi 1100 della nostra era non significa 2000 anni prima di Cristo, ovviamente. Ci sono delle motivazioni, ci sono ovviamente degli studi consolidati su questa affermazione, non fatti da gente qualsiasi, ma fatti effettivamente da studiosi e da accademici. Quindi ci possiamo fidare.
Allora, generalmente lo Hatha Yoga, quello al quale io mi riferisco e al quale, che io seguo fondamentalmente, al quale generalmente, in maniera molto generale, si riferisce questo corso, però prenderà in considerazione anche altre forme, ma fondamentalmente è basato sull'Hatha Yoga, che è quella forma di yoga che oggi è più popolare in Occidente, nelle nostre città. Questa forma di yoga, Hatha Yoga, è gemellato con il Sankhya. Cos'è il Sankhya? È una filosofia, una de delle sei filosofie ortodosse dell'India antica, e praticamente studia un po' la realtà dell'universo e prende in considerazione un elenco di 25 principi che poi formeranno alla fine tutti insieme la realtà come la vediamo oggi. Il Sankhya ovviamente è uno dei sei sistemi ortodossi. Noi lo studieremo in maniera abbastanza approfondita. Le altre cinque scuole filosofiche, gli Yaya, Vaisheshika, eccetera, eccetera, che vedremo un po' di passaggio, anche se insomma abbastanza in modo tale da essere comprese, verranno comunque studiati in maniera secondaria, ma il Sankhya lo vedremo in maniera molto approfondita, lo studieremo in maniera approfondita. Oppure nello yoga, così come lo conosciamo oggi, si fa molto riferimento alla scuola di Patanjali, che è praticamente il fondatore dell'Ashtanga Yoga. Allora, Patanjali non è un inventore dell'Ashtanga Yoga, ma è un codificatore. È intorno al V secolo della nostra era, dire intorno al 400, esatto. Quindi, insomma, non è po poi così antico come alcune scuole con fervore vogliono affermare. Però, ovviamente, di fronte agli studi e alle statistiche bisogna arrendersi, perché noi possiamo fare tante supposizioni su quello che in India è avvenuto 1000 anni fa, però non abbiamo la certezza, possiamo fare delle supposizioni. Considerate, ripeto, che tutte queste cose vengono dai bramini, dai guru indiani che dicono: ah, la mia scuola è antichissima, risale addirittura 4000 anni fa, perché ovviamente c'è una necessità di attribuire un'antichità, diciamo una vita lustra, però quando andiamo poi a studiare come noi facciamo oggi, perché lo yoga noi lo vediamo dal punto di vista filosofico, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista della meccanica del movimento, dal punto di vista dell'anatomia dello Hatha Yoga, quindi da tanti punti di vista non possiamo più accontentarci di queste cose, sono affermazioni gratuite. Quindi il Patanjali è stato un personaggio, un importante personaggio e tra parentesi, probabilmente non era neanche un personaggio, come abbiamo un po', diciamo, verificato, discusso o immaginato in uno dei nostri incontri precedenti con l'altro corso, perché quando voi andate a studiare Patanjali c'è uno studio talmente particolareggiato dell'attività, delle dinamiche della mente che una persona sola non avrebbe potuto fare nell'arco di una vita. Perché non è che Patanjali descrive solamente le cose, per descriverle deve averle vissute, deve averle sperimentate e certe attività dinamiche della mente, certi stati di coscienza non si sperimentano nell'arco di 10, 20, 30 anni, ci vuole veramente una vita e quindi molto probabilmente Patanjali potrebbe essere non un personaggio storico ma una scuola di pensiero che ha codificato tutte queste informazioni. Cosa ha fatto Patanjali? Esistevano all'epoca già delle correnti che studiavano questo tipo di yoga, magari lo praticavano in circoli chiusi, no? Non ufficiali. E Patanjali, o la sua scuola, ha fatto questo, ha raccolto tutte queste informazioni molto disparate, molto differenti tra di loro, le ha organizzate e sistematizzate in un'opera che si chiama Yoga Shastra o Yoga Sutra di Patanjali, che oggi ovviamente seguono soprattutto coloro che praticano l'Ashtanga Yoga. Allora, lo scopo finale dello yoga, parlando in generale, anche riferendoci anche alle affermazioni antiche, è descritto con varie parole, lo scopo finale, quindi l'obiettivo. Le parole quali sono? Gli obiettivi quali sono? Le parole lo descrivono in maniera abbastanza uniforme, anche se si diversificano come terminologia. Kaivalya, per esempio, Kaivalya è quello che Patanjali fa. Kaivalya cos'è? È l'isolamento. Oppure Samadhi,
Ugualmente, l'estasi, lo stato di estasi, oppure moksha, la liberazione. Quindi in pratica tutte queste scuole o tutti questi aspetti dello yoga mirano tutti quanti ad un unico obiettivo. Indovinate qual è? La liberazione dal ciclo delle sofferenze, la liberazione dal ciclo delle reincarnazioni. Si ritiene, alcune scuole teistiche in un certo modo, alcune scuole moniste in un altro modo. Vedremo la differenza tra teismo e monismo. Adesso è anche prematuro farlo, altrimenti il nostro discorso si ferma, ogni tanto si ferma troppo. Invece vorrei che fosse un po' più snello. E quindi tutte quante ritengono che ci sia un essere, un'intelligenza universale, che noi normalmente chiamiamo Dio nelle nostre religioni. Nelle scuole teiste in India la stessa dicitura è invariata: Dio per noi, Dio per loro, ovviamente le loro divinità. Ma per alcuni, diciamo, flussi della religione, della cultura indiana, della filosofia indiana, non esiste un Dio personale, esiste un'intelligenza cosmica che non si occupa del mondo, non si occupa dell'uomo, è un'intelligenza cosmica. Ci si chiede, l'antico, diciamo, saggio si chiedeva: io vedo l'esterno, vedo il mondo, vedo l'universo e vedo che tutto gira in un certo modo, le cose avvengono in un certo modo, le stagioni si seguono, gli uomini nascono, vivono e muoiono, tutto torna con regolarità, no? Come se fosse una ruota perenne. Quindi è impossibile, come dicono, sostengono oggi i nostri scienziati occidentali, che tutto sia avvenuto per caso. Perché è vero che per caso si possono essere incontrate delle molecole, degli atomi che poi hanno formato la crosta terrestre e via via. Questo potrebbe essere, ma perché allora c'è questa regola universale che tutto va in un certo modo? Perché c'è una legge etica sotto? Perché c'è una legge morale sotto? Allora l'indiano si pone il problema: non è così, non è un caso, anche se all'epoca non esisteva questa affermazione della scienza occidentale moderna. Quindi loro ritengono che ci sia una intelligenza che non è come noi possiamo immaginare, un padre eterno che dice a tutto deve andare così, se tu non ti comporti bene ti castigo, se tu ti comporti bene c'è il paradiso. No, e lo vedremo anche in alcuni passaggi, esiste solo un'intelligenza impersonale, è solo pura intelligenza in base alla quale tutto si svolge e tutto scorre nel modo in cui dovrebbe scorrere. Poi le leggi morali se le fa l'uomo. Siccome l'uomo non può rapportarsi a dei concetti molto, diciamo, impersonali, se io voglio pregare qualcosa non posso pregare un concetto filosofico, posso pregare lui. Però questo che sto facendo è una costruzione a mia immagine e somiglianza, ho bisogno di un ente al quale mi posso rapportare. E certo non mi posso rapportare a un ente che la mia fantasia non conosce o non può immaginare. Mi rapporto a un ente che più o meno abbia le stesse fattezze mie, che abbia gli stessi problemi miei, anche se da un livello molto più elevato, e quindi ecco che l'uomo comincia a creare le divinità alle quali rivolgersi. Questa corrente è diversa, non esiste una personalizzazione, ma esiste un'intelligenza impersonale, che non premia né castiga nessuno. Ok? Allora, però tutte queste scuole mirano al riassorbimento di questa divinità, di questa perfezione universale. Quindi lo scopo dello yoga è questo, abbiamo detto anticamente. Oggi questi precedenti hanno mantenuto una certa continuità anche con le forme moderne dello yoga, perché se voi entrate non in una palestra, ma se voi entrate in un centro, in uno studio yoga, naturalmente questi concetti, naturalmente, se non sono portati nell'ambito della prassi quotidiana, ossia delle sedute, però sono presenti. Quindi voi sapete benissimo che chi pratica yoga e non lo fa saltuariamente, ma chi pratica yoga come stile di vita ha un certo comportamento etico. Non è un mascalzone, tende a fare del bene, tende ad alimentarsi in un certo modo, tende cioè ad aiutare gli altri. Cioè, questo comportamento etico è tipico dello yoga e anche se era molto importante nell'epoca antica, quando lo yoga appunto veniva vissuto all'interno degli ashram, cioè all'interno dei ritiri, oggi che lo yoga viene esportato in Occidente, ripeto, non nei centri sportivi, ma negli studi yoga dedicati allo yoga, questo concetto rimane sempre. Quindi non è stato divorziato da questo concetto, anche se lo yoga è diventato
una forma moderna. Però, ritornando al nostro discorso, oggi lo yoga è praticamente sinonimo di asana. Asana è un termine, una parola che significa postura. Quindi, una cosa molto importante, ricordate che dal punto di vista della lingua sanscrita, che è la lingua dello yoga, la lingua di tutta la cultura indiana e quindi anche dello yoga, asana non è femminile, non sono le asana o la asana, ma è maschile. Gli Gli asana, esatto. Siccome io ho sentito nell'arco della mia già abbastanza lunga carriera quante volte mi sono imbattuto, non con i miei allievi perché non si permettono più oramai di fare queste affermazioni, ma dove andavo a insegnare fuori, gente che diceva queste asana quando le facciamo? E allora lì senti che c'è qualcosa che ti... perché è importante, cioè se tu comunque sei un insegnante non puoi fare questi sbagli madonnali, gli asana o l'asana, ok? Quindi l'asana è praticamente tradotto oggigiorno in yoga posturale. Quindi oggi noi conosciamo in Occidente lo yoga posturale, lo yoga degli asana. E quindi le lezioni di yoga o di yoga posturale sono oramai trovate in quasi tutte le città del mondo. E anche in India, ovviamente, centri di benessere, persone, la borghesia acculturata segue lo yoga, ovviamente, non il poveraccio che deve tribolare tutta la vita per sostentare la sua famiglia, no? Sono le caste basse dell'India. Voi sapete che l'India è bella, ma c'è anche tanta povertà. Ma nell'ambiente sociale, diciamo, acculturato, nell'ambiente borghese, medio borghese, lo yoga è regolarmente praticato. Le statistiche dei praticanti di oggi sono un po' difficili perché ovviamente lo yoga viene studiato anche dal punto di vista statistico. Le statistiche sono un po' difficili da trovare. Perché? Perché sono sparpagliate un po', non ci può essere un censimento. Noi siamo censiti dagli istituti di censimento perché costituiamo dei nuclei familiari, dei nuclei di lavoro, quindi siamo aggregati, c'è cioè una forma di aggregazione. Lo yoga non è così, non è aggregato. Oggi se io decido di fare un po' di soldi, dico sai che c'è? Apro una bella scuola di yoga e non se ne parla più, ma non è che vado ad ufficializzare questa cosa, non c'è bisogno, quindi lo yoga è un po' così. Diciamo un po' ballerino, nel senso che è vero che ci sono degli istituti, degli enti che riconoscono, eccetera, eccetera, ma sono tutte cose private, sono tutte cose per fare un business, ovviamente per riconfermare la loro autorevolezza. Ma senza, non c'è niente di polemico in tutto questo, però questa è una realtà. Quindi le statistiche dei praticanti di yoga oggi è difficile. C'è stata però una statistica fatta nel 2008. Dalla prestigiosa rivista Yoga Journal americana, poi c'è anche una versione italiana, però io mi riferisco a quella americana che è molto più efficiente in questo. Nel 2008 ha fatto una statistica per come poteva farlo e ha scoperto che in quell'anno gli americani hanno speso 5,7 miliardi di dollari in corsi di yoga, gadget, vacanze yoga. 5,7 miliardi di dollari. Oggi immaginiamo, non dico che questa cifra sia duplicata, ma insomma quasi, visto appunto la velocità con i quali questi fatti sociali si evolvono. 5,7 miliardi di dollari significa la metà del prodotto interno lordo del Nepal, dello stato del Nepal, confinante con l'India. Immaginate allora quanto lo yoga sia in fase di boom. Oggi con lo yoga o con la parola yoga si pubblicizzano cellulari, lo vedete, accendete la televisione, guardate le riviste, leggete i giornali, si pubblicizzano i cellulari, lo yogurt addirittura, perché c'è un'assonanza tra yoga e yogurt, insomma nelle riviste, nei settimanali, ma anche nella pubblicità, nei media in generale, lo yoga viene utilizzato proprio come business. E questo ovviamente segue la legge del momento. È vero che a noi insegnanti legati ad una tradizione questo dà un po' fastidio, però non possiamo comunque mantenere sempre un'attività ostile. Io ho la mia età, voi lo vedete, insomma, è la mia età cronologica, anche la mia età di studio e di pratica di yoga, quindi sono molto più legato al tradizionalismo, più di quanto voi possiate immaginare, che non a queste forme moderne. Tuttavia ritengo che bisogna stare con i piedi per terra, perché se noi continuiamo ad avere un atteggiamento
contrario, un atteggiamento conflittuale con questo sviluppo che lo yoga sta subendo, ne restiamo fuori. Questo può essere anche accettabile perché non tutti poi hanno, diciamo, il desiderio di insegnare, praticare e magari necessità di sopravvivere con l'insegnamento dello yoga. Altri lo fanno anche per una questione personale, per una forma culturale. Però se noi manteniamo questa chiusura non riusciamo più a dialogare. Invece lo yoga si è trasformato, vedremo quanto si è trasformato. Io vi dirò delle cose che voi neanche immaginate sulla base di quelli che sono stati gli studi accademici recentemente. Parlo di 10 anni fa e non più di tanto. E quindi è giusto, anche se noi apparteniamo ad uno spirito tradizionalista, che ci, non dico che ci adeguiamo, che però non assumiamo degli atteggiamenti conflittuali perché andiamo a creare una barriera, un isolamento. Il dialogo è sempre importante. Il dialogo tra due amici è importante, il dialogo tra due nemici è altrettanto importante perché si evitano certe conseguenze che poi si ritorcono contro l'uno e l'altro. Sto generalizzando molto, ma questo vale anche per lo yoga. Quindi dovremmo vedere e capire che cosa ha portato lo yoga ad essere oggi una forma di attività fisica, semplice attività pseudoginnica o pseudoposturale, perché oggi nasce anche la parola, il termine yoga posturale. Lo yoga posturale è quello che si insegna oggigiorno. Cos'è lo yoga posturale? È diciamo, un'istruzione che invita l'allievo ad eseguire dei movimenti che appartengono più alla ginnastica posturale, ma con un po' di manierismo, cioè con un'eleganza nel movimento. Voi sapete che i movimenti dello yoga, quando si fanno, sono molto eleganti, molto ampi, perché comunque derivano da una presa di coscienza, da una serenità dell'animo. Quindi lo yoga posturale è questo, sono molto spesso sedute di ginnastica posturale adattate allo stile dello yoga, è tutto qui. Quindi diciamo che anche se potremmo dire che lo yoga, questo tipo di yoga non è completamente divorziato da quello antico, tuttavia diciamo che gli scopi sono diversi. Lo yoga antico ha lo scopo di eliminare la sofferenza. E nel concetto di eliminare la sofferenza non c'è solamente quello del dopo morte, del post mortem, la sofferenza dopo la morte, ma la sofferenza quotidiana. Quindi, se tu assumi un atteggiamento d'animo, diciamo, disposto e disponibile verso le circostanze e le evenienze, le valuti. Cerchi di non filtrarle sempre con gli occhi dei sentimenti, perché quando noi ci alziamo la mattina, se ci rode un pochino, abbiamo le lenti della rabbia. E tutto quello che ci capita intorno è rabbia, quindi assumiamo un'ostilità. Ma poi non è detto che la cosa che noi vediamo, che vediamo con rabbia, poi debba veramente essere una cosa che suscita rabbia, deve essere una cosa negativa. È perché il nostro stato d'animo è rabbioso. Quando poi magari abbiamo vinto un terno all'otto, oppure abbiamo fatto pace con il nostro compagno e la nostra compagna, abbiamo fatto un bel pranzo il giorno precedente, ci svegliamo sereni. E allora tutto il mondo è bello. Ma non è detto che poi le cose che guardi siano tutte belle, quindi lì guardiamo questi fatti con le lenti più chiare, non più fosche e buie come quelle di prima. Allora, lo yoga cosa ti dice? Attenzione, questo è umano, va bene, è umano, però fermati un attimo, cerca prima di vedere il tuo animo in che stato sta e poi giudica le cose all'esterno, cioè cerca di toglierti tutte quelle predisposizioni all'agire conflittuale, all'agire contro e una volta che sei più pacato, una volta che sei più, diciamo, disponibile a colloquio, allora comincia ad affrontare le cose e vedrai che magari ti appaiono in un altro modo. Questo non significa essere buoni. Attenzione, come insegna molto spesso la nostra religione, non significa essere buoni, significa essere realisti. Lo yoga è scientifico, lo yoga è realismo. Non ti dice devi fare la brava persona, perché nel momento in cui le circostanze ti proibiscono di fare la brava persona, ad esempio un ladro che entra nella tua casa, no? Prima a me è successo, squillava, allarme in casa fuori, non si sa quello che sta succedendo, vabbè. Allora, certo che se mi ci trovo non faccio la brava persona, no? Perlomeno qualche calcio quello se lo prende. Quindi non è detto e sono autorizzato a non fare la brava persona, capite? Quindi lui ti dice, attenzione, fermati un istante, valuta tutte le cose e poi decidi come procedere, ma dopo decidi come procedere, non prima. Ok? Allora, questo atteggiamento ovviamente è
rimasto nelle forme di yoga, almeno me lo auguro, in tutte le forme di yoga. Però dobbiamo anche, nonostante questo, capire che queste nuove forme di yoga posturale non sono la stessa cosa dello yoga che nasce, per esempio, l'Hatha Yoga nel periodo medievale. Perché a queste forme di yoga mancano, posto questi aspetti, l'aspetto soteriologico. Cos'è questo nome un po' strano? Soteriologico, cioè che si occupa del post mortem, della vita dopo la morte, della salvezza dell'uomo. La soteriologia è questo. Quindi, ovviamente, lo yoga moderno è divorziato da questi aspetti, però mantiene una certa continuità e noi dobbiamo accettarlo. La cosa importante, lo sapete qual è per noi, per poter accettare queste due realtà, quella antica tradizionale e quella moderna attuale, è che quando consideriamo lo yoga moderno dobbiamo considerarlo come un omonimo e non un sinonimo di yoga. Omonimo è due persone omonime che hanno lo stesso nome, ma non sono la stessa persona, anche avendo lo stesso nome, capite? Sinonimo invece è questo uguale a quell'altro, identico, stessa identità. Allora, se noi consideriamo lo yoga moderno come un omonimo dello yoga tradizionale, noi stiamo a posto. Ti accetto come yoga, ma so benissimo che non sei lo yoga reale, però ti accetto come yoga, capite? Cioè non agisci in maniera conflittuale, perché anche tu hai diritto di vita, anche tu nasci da una trasformazione successiva dello yoga. Quindi, tornando al nostro discorso e alla popolarità che lo yoga ha acquisito in quest'ultimo periodo, diciamo che lo yoga transnazionale, adesso arriverò anche e comincio un altro discorso per farvi capire che significa questa parola transnazionale, è stato un boom che si è sviluppato soprattutto a partire dagli anni 90, dal 1990, e guarda caso questo centro nasce nel 1990, ma non lo sapevo quando è aperto, però è stato aperto un centro, io mi occupavo già dello yoga, prestando la mia attività verso altre associazioni nazionali, però poi ho pensato, e come tutti altre persone come me hanno pensato, di avviare uno studio, diciamo, un'attività rivolta allo yoga proprio nel 1990. Nel 90 è stato il boom, l'esplosione dello yoga. Ovviamente quello non solo qui, ma in tutto il mondo, in America, in Europa, anche in India, c'è stata questa esplosione. Vediamo come si è arrivati a questa esplosione, questo intendo. Una sorta di inconscio collettivo. Un inconscio collettivo, c'è stata veramente, ma e questo è cronaca, quindi non è solamente, poi me lo confermi perché Sì, io ho sicuramente. iniziato nel 1989, Ecco, quindi lo quindi vedi, siamo sì. proprio Era proprio in pieno regime.